Difendimi dalle forze contrarie, la notte nel sonno quando non sono cosciente. Quando il mio percorso si fa incerto e non abbandonarmi mai, non mi abbandonare mai. Scusa, hai visto Lele per caso? Deve essere entrato lì in oratorio. Lì? Sì, lì. Stavi dicendo? Scusa, mi passi la chiave del 12, per favore. Tieni. Grazie. No, neanche questa va bene. Mi passi quella del 14? Eccola. Grazie. Prego. Ehi, Joe, sono qui. Ciao, Lele. Ciao, Joe. Ti stavo cercando, sono appena arrivato con Paolo che mi ha dato uno strappo in moto. Adesso passiamo a casa mia a prendere la roba. Tu la tua l'hai già lì? Sì, sì, ho portato tutto. Ieri poi sono andato a Roa al garage con Magalli, sì? Sì, hanno detto che mi prendono. Beh, per il momento sono solamente in prova, però è probabile che mi assumano. Bene, e che cosa ti fanno fare? Lavori sui motori? Per ora no, ci sono altri due ragazzi che mettono mano ai motori, ma penso che prima o poi potrò farlo anch'io. Ciao, oh, ciao. Senti, come sta Alfredo? Beh, è molto grave. L'hanno portato a casa oggi dall'ospedale. Ho parlato con Marta, sua sorella. È molto preoccupata. Non sanno più cosa fare in casa. Poi sai la loro situazione qual è. Questa non ci voleva. Ciao. Chi è Alfredo? È un nostro amico qui dell'oratorio. È molto malato. Mi dicevi del tuo lavoro? Ah, sì, dicevo, ieri al garage c'era una delta integrale da competizione. Guarda, fantastica, bellissima. Sì, vista. La delta è mitica. Ma hai trovato qualcosa per andarci? No. Ieri sono andato con Paolo, ma da lunedì mi toccherà andare con quella specie di bicicletta che mi ritrovo. È tutto perché a giugno mi sono fatto bocciare in quella scuola per meccanici e mia madre non mi vuole più prendere il motorino. Pazienza, è sempre meglio che andarci a piedi. Ho capito, però mezz'ora di pedalata ogni giorno non me la toglie nessuno. Tu non ti dovevi far bocciare, scusa. Lo sanno tutti che i prof del primo corso sono lì per fregarti. E se ti fossi impegnato un po' di più, ce l'avresti fatta. Sì, magari adesso sarei al secondo anno o peggio, dovrei fare gli esami per presentarmi a settembre. Pazienza, dai, io l'avevo detto a mia madre che non volevo più andare a scuola. Lei invece no, lì a farmi le menate, così. Vabbè, lo stesso, dai. Ah, ma se mi assumono lì al garage Fumagalli, poi è una bella fortuna, Lì non è un garage come gli altri dove elaborano le carrette che si vedono qui in giro. Lì fanno delle elaborazioni che tu manco te le sogni. Immagino. Oh, accidenti, si è fatto tardi, andiamo.
Ah, sì, è vero. Guarda, spero proprio che mi prendano. Oh, ciao, ci vediamo domani. E ciao, Lele. Senti, ma quello lì è matto. Come fa a svitare il dado da sotto se non lo tiene fermo da sopra? Aspetta che lo aiuto. Ehi, tu! Oh! Eh? Se pensi di svitare così quel dado, domani mattina sei ancora lì. Vuoi una mano? Sì, grazie. Ecco, è così che si svita. Grazie ancora. Poco. Figurati. Chissà come avrà fatto quello lì a diventare meccanico, mi sembra un po' imbranato. Cosa dici, quello lì? Ma quello non è il meccanico, è il Don. Questo è divertente. Il Don? Sì. Scusami. Ma è Don Luca, è qui da poco tempo. Si è fatto prete l'anno scorso. Ma sì, ma non potevi dirmelo prima, avrei evitato di chiamarlo imbranato. Senti, Don Luca, è arrivata tua madre. Sei venuta a trovarmi. Figlio, come stai? Ti stanchi troppo, non puoi. Caro. Devo, mamma, lo sai, devo. Vieni. Sarai stanca del viaggio. Riposati. Dimmi di papà, sta bene? Sì, sì. Io ti perdono dei tuoi peccati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora ci vediamo giovedì sera per la festa dell'oratorio, eh? Mi raccomando, non mancare. Conto su di te. Certo, ci puoi contare. E quel tuo amico meccanico, un tipo in gamba, si direbbe. Coi motori quello ci sa fare. Io non l'ho più visto da quel giorno, non frequenta l'oratorio. Chi, Joe? Beh, non so, non conosco il suo nome. Beh, sì, è così che si chiama. Lui è nuovo di qui, appena arrivato. Prima abitava a Milano, poi a maggio si è trasferito qui. Lo conosco perché veniva alla mia scuola. Non ama studiare. L'han bocciato a giugno in prima. Però coi motori è un gallo. Adesso lavora al garage Fumagalli, dove preparano le macchine da rally. È contento del nuovo lavoro. Di che garage parli? Quello che c'è a Rho? Sì, proprio di quello. L'unico problema è che si deve fare mezz'ora in bici la mattina e la sera per andarci. Sua madre doveva comprargli il motorino, poi con la bocciatura, niente. Ma lui non ha la tua età? No, Joe ha un anno più di me. E dove abita? In via Boccaccio, vicino a Daniele. Vive con sua madre e una sorella. Suo padre è morto 4 anni fa in un incidente. E da quel che ho potuto capire, per la morte di suo padre, ne ha risentito parecchio. Comunque, adesso il nuovo lavoro lo intrippa bene, è contento. Certo che se vuole fare il meccanico, quello è un bel posto davvero. Senti, salutamelo. E digli di non stupirsi se vede un prete fare il meccanico. D'altronde te l'ho detto quello che diceva San Paolo. Chi non lavora, neppure mangi. E non è solo un vecchio proverbio. Sì, sì, lo so. Ascolta, se lo vedi, mandalo da me. Penso di avere una soluzione al problema dei suoi viaggi in bicicletta. Ciao. Salutami i tuoi. E leggi questi libri. Va bene, ciao. Così saresti un gallo a fare il meccanico. Beh, diciamo che me la cavo abbastanza. Va bene.
Dovrebbe esserci la luce da qualche parte. Vediamo un po'. Ma dov'è? Ah, eccolo là, in fondo. Sai, fino a qualche anno fa era un mito, ma ora, come vedi, è piuttosto malandato. Lo vedo bene. Però con qualche sistematina potrebbe fare il caso tuo. Con Lele ho sempre scommesso che una volta sistemato, neanche il suo 50 lo avrebbe raggiunto. Questo qui? Ma va là, cosa dici? È scassato. Oh, scusa, Don Luca. Vedrai se non è vero. Ah, per tua mamma, non fartene un problema, la posso chiamare io. Del resto, tra farsi mezz'ora in bicicletta e 10 minuti in motorino, anche a lei capirà, no? Penso di sì, se poi ti serve posso ridartelo quando vuoi. No, non ci vado da tanto tempo, preferisco andare a piedi, comunque. E poi, se gli amici non si aiutano fra loro, che razza di amici sono? Eh già. Portalo a casa allora e sistemalo. Potresti farti aiutare da Daniele. Chi, Daniele? Ah, quello di seconda. Sì, Colognesi, quello che abita nel tuo condominio. Un tipo in gamba, sai. È un buon amico, soprattutto. Senti, verrò a trovarti qualche giorno, se non ti dispiace. No, figurati, anzi, così conoscerai anche mia madre. Bene, non correre. Non c'è problema. E così sei diventato un amicone del prete. Bellissimo questo motorino. Piantala. Lo sai benissimo che mi serve per andare a lavorare. Non sono come te che stai qua tutto il giorno a guardare in aria. Joe, mi presti 1000 lire, dai. Cinzia, la mamma non te li dà i soldi. Li ho finiti, per favore. Tieni, però vai a casa subito, perché la mamma ti cercava e devi ancora fare i conti. Va bene. Eccolo lì il tuo prete. Scommetto che va su dal freddo. Tanto non si può fare niente neppure lui. Alfredo. Ciao, Don Luca. E adesso? Simone, vai di là, per favore. È meglio. Thank you.